Mi sono dovuta risorbire parte di quanto già visto l'altra volta perché apparentemente il saving è un po' quando decidono loro. Comunque ho rivisto tutta la scena non so chi fosse il presidente, penso che parlava con Leon e in effetti l'altra volta non ero stata attenta a quanto pareva, cioè a quanto pare erano d'accordo per divulgare la verità. Che poi è una cosa che si dice spesso in Resident Evil e non accade mai, e non so bene cosa è successo perché sinceramente non ho idea se sia una cosa relativa a questo gioco in particolare, proprio a questa storia, o se ha a che fare anche col 4 e il 5. Il 5 era più su Chris, quindi non credo che c'entrasse Leon. Oh, qua abbiamo cose belle, mi divertirò un sacco a spaccare tutti. Alcuni forse sono anche pericolosi, di bauli, di casse, non so come chiamarli. Mi sorprende che riesci ancora a contattarci adesso. Grazie, cioè, ci serviva proprio il tuo consiglio di stare attenti. Ah, già, è vero, qua abbiamo un problema con quel coso lì che non è il massimo perché siamo nell'acqua e quindi non possiamo andare di là. Direi che passiamo da questa parte. Ci sei, Elena? Ok, questo suono non era bello già nel film e qua è ancora me meno. Ok, questi corrono così. Non è inutile che fai che scarti perché ti prendo lo stesso. Elena, quando vuoi consumare qualcuno dei tuoi colpi, grazie. Oh mamma, questo ha saltato. Adesso, con tutto l'affetto, però saltare non mi sembrava proprio il caso. Vabbè, niente. Io vorrei mettere a posto il mio. No, non posso. Ok, c'è anche. Ah, aspetta, aspetta, c'era. Questo. Oh, finalmente! Che sono così rincoglionita che non mi ricordavo più. Ok, allora dobbiamo combinare un po' di roba. Sì, direi. Combiniamo queste, combiniamo anche queste qua. E le mettiamo tutte dentro la scatolina. Questa. Così ne abbiamo un sacco. Bene. E cerchiamo di ricordarci anche che R1 serve per prenderle e non per sparare. Quello è il problema di dover. Un topolino che scappa. È il problema di dover cambiare da un Resident Evil all'altro, che spesso non mantiene i comandi. Ma poi soprattutto questo Resident Evil in particolare non era proprio. No, scusa, non t'avevo visto, stavo parlando ovviamente, stavo facendo gli affari miei. Elena non serve a niente perché figuriamoci. Ce l'abbiamo fatta. In due per uno. Dai, su. Scusa, Elena. C'è un'ascia infilata dentro, posso prenderla? Sì, ok, perfetto, però la terrei anche, no? Non me la fai tenere, vabbè. Ok, i colpi li prendiamo, perfetto, però avrei bisogno di fare un'altra cosa, scusate, io faccio tutti i miei esperimenti perché ovviamente non mi ricordo di nulla e quindi ho bisogno, ecco questa, come la metto? Devo sapere come metto la remote bomb. Ci tengo particolarmente. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Scappa, Elena. Train's coming. Non so se vi è chiaro, ma stavo rischiando di How are the trains bruttoli. still running? L'abbiamo There preso was no one at the qualcuno. controls. Volevo solo provarla, Zombie Express. No! Ok,
Ok, ne farò molte di ste stronzate, ne farò finché mai. Quindi c'è solo da abituarsi, ma penso che sia già stato chiaro in passato. Non so neanche come ho evitato il... Sì, direi che c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Non so come ho evitato il treno perché... Io vorrei... Ah, ok, così ne metti due. Quindi è l'altra che c'ha tutti i colpi. Io mi sono beccata... No, questo ho bisogno io. No, 89, perché me ne dai 8? Ah, 107 forse potenziali. Sentite, io non capisco niente di questo. C'è un topolino, ma guarda com'è carino questo topo. Ce l'aveva con me questo? Oh mamma, è un cane, non ci credo. È un cane. Non sono contenta di fare ciò, però cosa devo fare? Mi ammazzi, sennò... Sì, ma ne avessi sparato uno solo. Uno solo a segno, uno. Poi ripeto, Elena serve a niente. Va bene, Elena, grazie per avermi fatto consumare un'altra tavoletta. Vabbè. Dunque, c'è altro che serve qui? No, andiamo avanti. Ok, ho usato questo primo pezzo di questa allegra location per capire che cosa devo fare, ma ancora mi è oscuro. No, ma questo qua è... Ho ammazzato lui? Scusami. Ho ammazzato lui. Non volevo davvero, scusami. Seriamente. Ho ammazzato lui. Mi dispiace, volevo salvarti. Vabbè, che devo fare? Incredibile. Però poi ti giri dalla parte sbagliata, Leon. Ok, lì ci sono altri skill points che ho provato ad usare già e non posso perché non ne ho abbastanza. Quindi aspetteremo un attimo. Per adesso potrei permettermi solo il lone wolf, che sarebbe il non chiedere al compagno di aiutarti quando hai bisogno, e non mi sembra proprio il caso perché già Elena praticamente non fa nulla, figuriamoci se le dico anche di non fare nulla. Avanti. Elena, cioè non è che devi star così dietro, già che servi proprio tantissimo all'occasione. È rimasta un filino traumatizzata dall'incontro con lo zombie infuocato. Scusami Elena, ma sinceramente non è che me ne freghi molto di quello che ti succede, perché tu non mi aiuti mai. Ok. Cosa... Ah, ce l'avevo lì. Vedi che non vederci niente è un problema in questo gioco. Ok. Ma quanti ne sono arrivati? Senti, Elena, fai tu. Bello che tutti i premi me li prendo io e lei niente, poverina. Siamo ancora lontano dal salvataggio, quindi c'è da andare avanti, purtroppo. Ok, allora siamo dove? Di qua. Adesso arriverà un altro treno, immagino. Io non so, guardate come corrono questi. Not my lucky day. No, per niente. A caso vado, no. Tanto trovo colpi ovunque. Tanto vale cercare. Che bello.
Ho fatto il colpone fantastico così veloce, il colpo rapido con la pistola che credo ti dia non solo la possibilità di ammazzare subito lo zombie, ma anche di guadagnare dei punti in più o forse dei regali più belli quando lo zombie muore. Almeno qua gli zombie lasciano qualcosa da... Ok, corri. Lasciano qualcosa quando muoiono. Che è una... fa sempre piacere. Qual è il problema qui? C'è qualcuno che... sento rumori. Ah, ok. Mi sembrava. Guarda quanto ti sono utile, Elena. Guarda. Eh? Cosa... perché sei andato... ah, perché devi finirlo, per forza. Lascia qualcosa giù che devo andare a prendere. Sì, dai, andiamo a prenderlo. No, arrivano anche gli altri amici. Basta, non ho più voglia di combattere con voi. Siete troppi. Beh. Ok, abbiamo stated the obvious. Quindi adesso... ah, ok, devo seguire te? Siamo sicuri di ciò? Sei piuttosto certa di te stessa? No, ma perché ogni tanto mi prendi il... quindi cosa dobbiamo fare? Ah, devi mandare su? Va bene, quindi mentre tu lavori sopra immagino che io dovrò vedermela qua sotto con gli zombie. Ah, a meno che non... ah, hai fatto subito, brava. Ogni tanto è utile sta ragazza. Aspetta, aspetta. No? Ok. Ero convinta. Ma ci inciampi, li hai visti però, non è che sono lì. C'è gente che ha bisogno d'aiuto e non sono sicura di volerglielo dare. Ma tu cos'eri in fondo alla cabina per fare, al vagone per fare? Ok. Andiamo avanti, vabbè, tanto è inutile che... anche ammesso che qualcuno si risvegli. Pazienza. Lasciali risvegliarsi. Ok, succede anche qualcosa poi qua? Ah, ok, sì. Decisamente sì. Ok. Niente da prendere, non ci credo. Solo questi? Ok. Nice. Lei voleva finire lo zombie prima. Io ti lascio lì a finire il tuo zombie. È tuo, te lo lascio. Non ho nessuna intenzione di toglierti questa soddisfazione. Andiamo giù e ammazziamo questo. Ok. Ok. Ogni tanto ci va di culo. Ok, manca te. Ok. Io vorrei confessarvi di aver giocato un paio di volte questo gioco online all'epoca con la PS3, di aver fatto delle figure veramente pessime. E me ne stavo ricordando ora perché... era proprio un capitolo di Leon su cui io ho dei problemi. La cattedrale ogni tanto mi dà dei problemi. E quindi vabbè, mi sono ricordata questa cosa bella, che credo non avevamo gli auricolari al tempo, però penso che mi avrebbe insultato volentieri il ragazzo con cui ero finita a giocare. Cercava anche di darmi consigli durante il gioco, facendo mirare il suo personaggio nel punto in cui dovevo fare quello che dovevo fare, ma io non ho capito. Te l'apro, vai, te l'apro, vai. Vabbè, però sei anche un po' stronza, Elena, eh. Guarda questa qua, guardala, eh. Non dovevamo farla uscire. Non dovevamo farla... no, è esattamente l'opposto che dovevi fare. Oh,
è vero che ci sono quelli che lanciano l'acido muriatico al posto del sangue. No, 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 non sputare. Mannaggia te. Che altro mi piace che adesso che muoiono tutti lasciano un sacco. Quello l'ho preso alla caviglia, scusami. Ed è... No! Ah, ok, volevo farlo io. Beh. Adesso dovrebbero lasciare un sacco di regalini. Sì, vabbè, ragazzi, abbiate pazienza, ma... No, no, le granate. Io vorrei delle granate. Quello sarebbe utile. Perché ci metti così tanto? Questo l'ho preso volutamente perché mi sto rattristando. Perché continua a sparare e mi dà zero? No, ok, c'è qualcosa che ancora mi sfugge di questo gioco. Devo capirlo bene. Va bene. Dai che abbiamo un sacco di cose da recuperare. Adesso mi sta dando lo zero. Ma spara, ma sputa un po' su di lei, ma non ho capito perché è sempre io. La danza irlandese. Possiamo. Ma perché? Ok, non c'è più niente da. La signora non dà niente, che è stata così inutile. E mi ha fatto fare tutto ciò. Ok. Quindi, ah, ci manchi tu. Mannaggia te. Quindi adesso dovrebbe essere finita la musichetta. Oh, li volevo ammazzare tutti perché volevo prendere tutto quello che avevano da darmi. Ma il problema è che non è che è stato molto. Quindi sì, ho pochi colpi e così è come io gioco, non c'è niente da fare. Aspettate un secondo che voglio mettere questa dentro la scatoletta e questa la voglio mettere qua e questa dentro la scatoletta. Ok, così siamo a posto. Alle spalle, che te lo meriti, sto. Vabbè. Speriamo di trovare qualcosa di buono qui. Beh, sono skill points. Prima o poi li useremo. Questo voleva darmi l'estintore in testa, lo so. Ma veramente ce ne eravamo accorti. Sembra quasi che Hannigan sia un po' sorpresa da questa cosa. Mi sembra piuttosto ovvio che siamo all'inferno. Vediamo se... Ah, ok, salva. Quindi direi che lo possiamo concludere qui questo video. Dopo questa impresa portata avanti con così tanta destrezza, vi saluto e vi rimando alla prossima, come al solito.